Di quale colore è Kimba, il leone creato da Bianco! Ogre, Osamu e Vabbè, Dimple? ma dai! Ma lo sanno tutti questo! Vabbè. Ma Ma poi io, bisogna ragazzi, la partire domanda con. su Tezuka, scusate. Ma Adoro, no! Ragazzi, è così. Non lo, non è che lo scelgo. adoro. È il maestro che mi guarda dall'alto dei cieli. Il maestro Tezuka, ragazzi. Il gigantesco robot costruito da Hellingen per seminare il terrore a Darkwood si chiama King, Giant o Titan? Hai pure le possibilità, quindi te la rifaccio, te la ridico. Titan, no, la so. Titan. Titan, allora, è la tua risposta definitiva. Sì, io non ho mai letto Zagor in vita mia. Neanch'io. Aspetto di prendere Zagor e Flash almeno per. Non sono andato in fumetteria, era finito dopo mesi di zona arancione. Allora, e la risposta è esatta: Titan. Ci credo. Titan, Bravo, esatto. bravo Lu. Complimenti, complimenti. Cioè, Lucas è già laureato. Quindi Io vediamo la conosco i nomi degli preparazione di Nova Mammazzo, che autori. Io conosco ricordo ha un canale i YouTube che parla di fumetti. nomi degli autori. Sì, Dovrebbe vero. essere esperto. Ma io conosco i nomi degli autori come gli anziani del paese conoscono i nomi dei figli dei loro coetanei. Nel film Batman e Robin del 1997, scusa, 97. 97, chi ha interpretato la letale Poison Ivy? Vabbè, è Uma Thurman. 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 E ha azzeccato anche questa, Ah, cazzo. Meno inarrestabile. male, vabbè, diciamo che prima mi è andata di fortuna. Dai, ti prego, fai giocare anche noi. dai, è chiaramente tu truccato, palesemente, però. Ma assolutamente, guarda quanta cipria, guardalo. Arrivo anche da te, lapislazzuli, ecco. Le persone in chat che ci stanno seguendo, se qualcuno sta facendo ancora scuola, le superiori, così, sappiate che io è così che mi sono diplomato. Ottimo, ottimo. Sarà il nuovo Buscio de culo, sarà Pozzo de culo. No, ma il nuovo Gastone Paperone. Eh sì, che l'ha detto un po' con più classe, lapislazzuli, diciamo. Sì. Bene, allora, lancio il dado per te, Luca. Tocca a me? Sì, in senso orario, giusto? Quasi non mi ricordo come si gioca. Sì, vai, È vai. così si sta giocando. Quando esagero Uno. ditemelo. Uno. Uno. Mi spiace. Allora, posso andare? O io mi scordo sempre chi sono qua. Personaggi o personaggi? Secondo voi dove vado? Io Io ti ti suggerisco consiglio. personaggi, dai. Sì, anche secondo me. Seguo il tuo Sì. consiglio, Kiri, assolutamente. Ok. Allora, personaggi che sono quelli gialli. Allora, in Italia è rosso, ma nella versione originale il costume di Phantom è nero o viola? Anche È viola. se con. Cioè, io adesso controllo, non ho ancora controllato. Ma perché in Italia è rosso? Ma cosa pubblica la Comunista, Bonelli? forse. Cosa pubblica la Bonelli? Comunque sì, è giusto, è viola! Hai Mi indovinato! pareva che fosse viola. Ma io ho sempre visto viola Ma Phantom. io non so chi è Phantom. Ah, ok. Vabbè, fa niente. Però va bene Fidati. così. Fidati, adesso magari cerco una foto da. La È viola. Questa era viola. semplice, mi fa I piacere che difensori non la della sapevi. terra. C'era Flash Gordon, no, Flash Gordon anche. Phantom, Mandrake, che era Mandrake. Phantom, c'era il cartone. No, Vabbè. Io non mi ero ricordo nato io. Fantaman, è Non ero un'altra nato cosa. io. No, un'altra cosa. Fantaman. Jeff Goldblum, che ha interpretato anche nel film Phantom. No, niente, niente. Basta, No, Fabio, no, va. basta. Poi una cosa so, fammela dire. Allora, andiamo. No, quindi hai indovinato, andiamo Sì, ho avanti. Ti indovinato, faccio continuo io. rilanciare. Continui perché non era la laurea, quindi siamo a 2. Due. 2, vai. Due, uno, due, oppure uno, due. Vabbè, dai, facciamo una sta figura. Verde. Verde che è autori. Autori. Oh, Guarda, o ci autori. stanno le scelte oppure per me è Guarda, la impossibile. prima che ho preso in mano, che secondo me ci può stare, però. Grazie. Secondo me, però. Si dice è molto complessa.
Hai ragione, allora la cambio, la tengo per, la tengo per quando non ve la spiego. No, me la puoi dare, semplicemente non l'anticipare come è semplicissima. Poi io la sbaglio e sono il cretino. Hai non ragione, si fa così. No, no, allora aspetta che faccio un'altra. È giusto. Allora, è giusto. Gli vengono attribuite... No, non è giusto che sia un cretino, c'è un'altra. Gli vengono attribuite le creazioni dei disneyani Paperone, Archimede, Amelia e Gastone. Ricordiamo che la categoria è autori. Carl Banks. Bravissimo. Carl Banks. Saving Mr. Banks. Cavolo, mi è venuta una domanda che sapevo sugli autori. Incredibile. Hai visto? Oddio. Ma si può. Vabbè. Secondo Cristina D'Avena, sono alti super giù due mele o poco più. A chi si riferisce? I puffi? Controllo, ma... Ma me lo devi dire in indiano? La risposta esatta è... I puffi, allegria! Allegria, amici teleascoltatori. Allora, aspetta che controllo, sì. Akira Fudo è il protagonista di quale demoniaco manga? Devilman. C'era pure la possibilità, ma mi ha preceduto ed è Devilman. Signore Siori e si laurea. Ragazzi, in... stiamo giocando con l'uomo gatto. Qui, La mia prima laurea. L'uomo gatto. A chi la dedichi, Kirio, questa? Dedichiamo al maestro Tezuka, dai. Eh beh, giustamente. Sì. Anche quindi... un pochino a Gonagai, dai. Vabbè. Qui c'è un'altra domanda che non so se... Phantom, ancora, che non è il motorino, regna sulle giungle del Bengala, assistito da una tribù di pigmei. Come si chiamano? Non c'è la possibilità, ma se volete... Si chiamano pigmei, l'hai detto te? La posso... Eh? L'hai detto te, pigmei si chiamano, come si vogliono chiamare? No. Capito, pigmei è la l'etnia. Esatto. Okay. Come si chiama la tribù, il nome della tribù? Vabbè, ma non ho la minima idea, stai a fare domande più difficili però. No. Ma non è vero. Dai illuso con Tezzo che poi gli fai domande impossibili. E dai! Allora, le possibilità sono Kakati, Wachitu, Umpa Lumpa, Bandar, basta, quante possibilità mi dai? Wakanda Forever. Dai, la seconda, era Wachitu. Non era Wachitu, che è Kakati. No, era Bandar. Mi dispiace, era Bandar. Ma quelli fanno i videogiochi. No, quella era Bandai. Il nero genio del male creato da Bonvi. Dottor Fabio, lei mi cade sul Bonvi? Mi cade sull'uccello, eh? Questa non so neanche io, forse. Aspetta, ma è... Il nero genio del male creato da Bonvi. Ma è cattivo? Non Mike aspettare che te lo scrivano in chat, dai, fai Mike l'uomo. È Cattivic? È la tua risposta definitiva? Sì, mannaggia. Però me lo devi, mi devi fare lo spelling. Anche se è sbagliato, ci tengo al personaggio, quindi sì. Mi devi fare lo spelling. Cattivic con la K finale come Diabolic. La K iniziale? No. La C iniziale. Hai azzeccato. Sono stato veramente spregevole, ma hai azzeccato. E siamo a 6 per chi. 6. Dai, qui ci deve scappare una laurea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O la rosa, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ritiri il dado. La rosa cos'era? La domanda. Umoristico. Fumetto umoristico. No, dai, prova a ritirare il dado, vediamo cosa mi capita. Allora, autori che è la verde. La prima che, secondo me, questa la sa, perché la prima che ho beccato qui è
è un po' manga la domanda, è vagamente manga. È un po' manga. Un po' manga però, non completamente. Un pochino. Con Ghost in the Shell ha influenzato l'immaginario cyberpunk come nessun altro fumettista. Masamune Shiro. Oh yeah, e siamo all'arancione. No, vabbè, ma è una domanda su supereroi, non è su... Chi è stato il primo disegnatore di Spider-Man? Vabbè, aspetta che... un attimino. Aspetta che controllo il volume. Steve Ditko? Non ci credo. Hai azzeccato. Vabbè. No, non ho azzeccato. Poteva essere anche Tezuka, e invece tu l'hai detta giusta. Invece era Steve Ditko! Rispondo anche a Erpalu che no, Stan Lee era lo scrittore, lo sceneggiatore, ma il disegnatore era Steve Ditko. E quindi ci laureiamo in verde! Ma è un'altra domanda che, nonostante sia autori, è anche supereroi, quindi non so. Chi ha creato graficamente, quindi disegnatore, il supereroe marvelliano Devil o Daredevil, che dir si voglia. Vabbè, non ci sono opzioni? Non ci sono opzioni, se vuoi io te le, non la saprei mai. Te le posso dare, me le, sono abbastanza. Facciamo con dare delle opzioni almeno. Allora, le opzioni sono Steve Ditko, Jack Kirby, Bill Everett. A me, ma sono tre opzioni dannatamente simili. Lo so, ma non... cioè... Everett. Non so. Perfetto, Everett, esattamente, Bill Everett. Everett. Non vi potrò mai battere, siete un pozzo di scienza. Entrambi. No, lo so che... No, io supereroi proprio no, per niente, pozzo di scienza. Però almeno dai quelle opzioni. Questa manco io la sapevo, mi piace Daredevil, ma non sapevo che l'avesse disegnato Bill Everett la prima volta. Io non so, bene, però, con le opzioni, secondo me è meglio. Cioè. È fumetto umoristico. Ok, dai, proviamo. Però è carina questa. Chissà se scuote i ricordi di infanzia anche della chat, oppure solo nostri, oppure di nessuno. Il draghetto Grisù sogna di fare il fuochista o il pompiere? Che bello, io lo vedo. Mi sembra il pompiere, quindi farei senza opzioni. È vero? Pompiere, infatti questa domanda io l'avrei fatta senza opzione, eppure sì, sì. Il pompiere, confermo il pompiere, che bello. Mi ricordo pochissimo perché mi sa che è comunque anche molto più anziano di me, cioè oddio molto non lo so, però io lo vedevo da piccolo. Ecco, adesso state esagerando, io lo vedevo da piccolo, no. State esagerando, io da piccolo controllo, fermatevi adesso, è del 75 quindi. Passiamo a un'altra domanda. Io da piccolo lo vedevo su... Smettila, Fabio, ho detto altra domanda. Qual è il cognome di Giuseppe, l'avventuriero creato da Milo Manara? Opzioni? Aspetta che leggo. Ok, non ci sono, cerco di inventarle in modo che siano... Okay. Che siano serie. Allora, però se le inventi serie non è simpatico, non è divertente. Se volete, va bene. Dai, fai un mix. Allora, faccio un mix di serie e non serie. Allora, però non ne ridire 75, dine 3. 3, 3. Okay. Sì, allora, sì. Giuseppe Conte. Vabbè. Giuseppe Duca. Giuseppe Bergman. No, erano tre. Ok, c'era anche il bonus che era Giuseppe Bergwoman, però vabbè, fa niente. No, la Giuseppe Duca. No! Nome! Non so chi è Giuseppe era Duca. Giusto, era giusto Giuseppe Bergman, mi dispiace. L'hai fatto apposta. No, mi dispiace. Va bene. Allora, rilancio il dado per me. Non pensavo di trarre in inganno. Che gioco brutto! Devo aiutarlo.
Aspetta, smetto di ridere due. No, io ho detto, se Allora. lo dico, due italiane e una straniera sarà sono confuso e basta. Giuseppe. Vabbè. Allora, hai fatto due? Devi Due, ritirare il due. dado o a nord o a sud. Ok, Allora, sud stavolta. e ritiri il dado. E sempre due, tra l'altro. Sempre due. Uno, Sempre due. due. Vabbè, o verde la laurea, ma già ce l'hai, oppure devi rispondere a una domanda gialla personaggi. Allora, facciamo gialla, variamo un pochino. In effetti, me messa così, Milo Manara che crea Giuseppe Conte. Beh, ha fatto Adrian, ci può Vabbè, stare. effettivamente. Vabbè, ha Lo aspettiamo fatto. nella stagione 2, Conte. Poverino. Dio viola. E vabbè. Vabbè, Te dai. gioca? No, però potrebbe Che essere animale anche era quello bianco il cavallo bianco di Napoleone. Ha creato i titani, divoratori di uomini, protagonisti di L'attacco dei giganti. Leggo proprio come è scritto, eh. Leggo come è Hajime scritto. Isayama. Io avrei detto Attacco dei titani. Hajime Isayama è la risposta corretta. E senza opzioni, ragazzuoli. Complimenti. Qua gioca in Sì, quello sui casa, manga ne quindi. so più o meno, ma il Qua resto. bisogna solo inchinarsi qui. Qua sì, eh. Finché non arriva un fumetto congolese, No, il fumetto polonese. straniero Intanto arriva, arriva. arriverà. Allora, ricordiamo che le domande gialle sono sui personaggi. Chi amministra la giustizia a Mega City One? Desideri le opzioni? Non è che Sì. non son bravo quanto te, però. Eh? Ma lui ha la laurea in opzioni. Esatto, Allora, Halley mi accontenterò. Hoop, il giudice Dredd, detto anche Judge Dredd, o Alfredo Castelli? Il giudice Dredd? Io avrei detto Alfredo Castelli, no? Ero molto tentato. Ero molto tentato. Sinceramente, il giudice Dredd, hai ragione, ti sei laureato. Yeah. Comunque, io domani intervisto Alfredo Castelli. Domani Ah, lo ecco, ah, intervisto. ti sei fatto un assist. Ah, Però c'era Alfredo Castelli c'era. Era la prima. c'era in altre. Ah, hai usato Sì, le altre risposte come opzioni? certo. Io Anche non ho questa è fantasia. un'idea. Io non ho Meno male. fantasia. Vabbè. In tempi diversi, George Reeves, Christopher Reeve e Brandon Routh hanno interpretato al cinema lo stesso personaggio. Quale? Cioè, voi pensate che sia facile per me sta domanda? Ma è facile. Te la facilisco un pochino, No, no, quindi. no, tranquilli, tranquilli. Adesso rispondo. Aspettiamo la chat un attimo e rispondo. Me la ripeti la domanda? Sì? In tempi diversi, se vuoi tolgo un attore. Se No, più tolgo lentamente. Se me la ripeti più un attore lentamente, in modo tale che la chat interviene. In tempi diversi, Sì. George Reeves, Christopher Reeve e Brandon Routh hanno interpretato al cinema lo stesso personaggio. Quale? Batman. Ho sbagliato, lo sapevo. Ho sbagliato. Io di supereroi non so un cazzo, ma questa pensavo Ho fosse sbagliato. proprio facile, facile. Christopher Reeve, che non è un. Non sto imprecando, mi dissocio, ragazzi. Christopher Reeves, niente? Christopher Reeves, no, perché comunque poi è stato famoso per una vicenda sua Tu personale. devi capire una No? cosa, Fabio. Io nome volto. Ah, ok, come io con gli autori. Ok, Nome volto non riesco. niente. È il buon eterno Superman. 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 Ah, Superman! Adesso mi è venuto in mente il volto di Attore poi Christopher Reeves. soprannominato Superman Ovviamente. per la sua vicenda personale, la Non lo caduta da so, non lo cavallo, so. quello che ne è conseguito, come ha affrontato magistralmente il resto della sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. Basta fare lo sborone adesso, l'abbiamo capito che non la No, sapevi. no, sto dicendo alla E chat questo. che sono giovani adesso. Se questa non la sai, se questa non la sai. Nome e cognome, nome e cognome.
originali della prorompente, amata barra avversaria di Lupin III. Nome e cognome. Ok. Io la Conosciuta so. anche... No, sì, la vabbè. Conosciuta anche come Margot, però non so il cognome. Fujiko Mine. Detta anche Fujiko Mine, se mi Hai permettete. ragione, hai ragione. Yeah, ma mi laureo? No, non mi laureo. Come darti torto? No, con una domanda del genere che ti vuoi laureare, per piacere, tira il dado. Ma Difficilissima, chiaramente. va bene, dai, va bene, sono le 11, va bene tutto. Come si chiama il cane arancione di Topolino? Ah no, No. aspetta, è Autori, scusa, è Autori. Quindi è verde o gialla? Ah No, è gialla, è gialla. no, è gialla. Come si chiama il cane arancione di Topolino? Ma Pluto. veramente? Ma non ho capito. Ma è Ma veramente c'entra questa la con gli autori? domanda? È questa la domanda. È questa la domanda ed è gialla. So che non si vede, però... Fantastico! Bene, Laurea va gialla bene per così. Kirio! Direi che... Controlla se è giusto, non lo so. Sì, ho controllato, è Pluto. Ok. È Pluto, ricordiamo, non è Pippo, è Pluto. È Pluto. Pippo, sì, è un altro cane di Esatto. Topolino, è E l'amico cane. con questa, un Comunque, amico fedele come un cane. E con questa siamo a tre lauree ciascuno. io sto ricontrollando le lauree, alla fine l'unica pecora nera sei te, Fabio, che non hai la laurea in supereroi. No, cioè E dovresti. voi siete laureati in supereroi tutte e due? No, io ho la laurea in Bonelli, che è mia Ah, roba. Kirio ha la laurea in in autori stranieri, che è sua roba, oltre alle altre. E tu non ce l'hai sui supereroi. Che quel senso. Ma vogliamo fare? non ho capito, Vogliamo studiare quest'altro quadrimestre, per io cortesia? che ho tre lauree in argomenti che non mi competono, perché dovrei essere deficitario rispetto a Vero, però, te? Non ho dai, capito. ci sta come risposta. Questo punto di vista. È vero che come le ho raggiunte, poi quello è un altro discorso, quelle lauree. Quello non Comunque io si sono dice andato a mai. cercare Fujiko e oltre a essere chiamata Margot nella seconda serie, come dicevamo noi, Sì? nella versione televisiva del film Il Castello di Cagliostro era chiamata Rosaria. Oh mio Dio! Come Rosaria? Era siciliana! Io l'ho Oh sempre visto mamma! in DVD e in Blu-ray, il film era Fujiko, però nella versione televisiva Rosaria. Ah, nella versione televisiva, ecco perché no, io non ricordavo. Poi, vabbè, se non sbaglio, in quel film non appare molto Fujiko, appare di più No, la ragazza poco. bionda. Sì. E quindi, mamma mia, Rosaria, non so. Rosaria, proprio fasti delle peggiori censure italiane. Ma poi, ma perché? Vabbè, Rosaria. Vabbè, perché non eravamo pronti. non, dai. non Sì. eravamo. Lo Va si bene. faceva per noi. Grazie dell'invito, grazie della bella No. serata e delle tante E risate. grazie. Grazie, alla Ciao prossima a tutti. sfida vedremo chi sarà il più forte, oltre a noi, perché magari oltre a noi Spoiler, vediamo. finirà in un pareggio anche la prossima. Vediamo chi arriverà. No, Volevo sempre magari ci asfaltano tutti, bene. vediamo. Ciao, Grazie, buonanotte. grazie, buonanotte Buonanotte. alla chat, grazie per averci seguito. Buonanotte.